Ormai il nostro doppio appuntamento settimanale con lo speciale Gold Sport è ripreso con la linea diretta del lunedì, proseguiamo con la puntata dedicata ai social del giovedì, marcia di avvicinamento inevitabilmente al prossimo match della formazione Rosanero domenica, anzi sabato 14 alle ore 14 al Renato Curi, la sfida in casa del Perugia. Una sfida, se vogliamo, che eh, poteva essere molto più suggestiva di quella attuale, perché c'è un grande ex nel ruolo di dirigente, nella fattispecie il direttore sportivo Castagnini, ma questa potreva, poteva inevitabilmente anche essere la partita di Silvio Baldini. Colui il quale io gli attribuisco almeno il 90% del merito ha portato il Palermo con quella cavalcata incredibile in Serie B. Un anno magico che però non ha avuto la possibilità Baldini, anche un po' per colpa sua, di ripetere in questa stagione sotto Monte Pellegrino. Poi l'avvento di Corini, qualche difficoltà, lo abbiamo detto, le prestazioni non scintillanti, ma eh, siamo arrivati insomma al giro di boa perché questa sarà la prima. Partita del girone di ritorno del campionato cadetto e quindi c'è molta curiosità per vedere all'opera il Palermo dopo questa piccola pausa delle festività natalizie. Giovedì siamo ritornati con la parte social e quindi do il benvenuto a Gabriella Di Carlo. Ciao Gabriella. A te Simone, e soprattutto ciao a tutti voi. Sì, quindi il giovedì, il momento dei social, il vostro momento per poter interagire con noi. E allora mi raccomando, oltre che ovviamente sul canale 15, potete sintonizzarvi con noi su Facebook, la pagina è speciale Gold Sport, Gold Sport 7 Gold Sicilia, oppure commentate la diretta di tifosipalermo.it. Fatelo, noi leggeremo tutti i vostri commenti in diretta. Ma come diciamo sempre, Simone, non possono mancare i nostri ospiti e soprattutto amici. Assolutamente sì, e lui oramai è un amico della nostra trasmissione, parliamo del collega Manfredi, eh, tutto lo mondo, ho ben ritrovato, tutto il mondo, attenzione, mi vedete preoccupato? Eh, ok, eh, dico. <ride> dai, dai era, uno scherzo, era uno scherzo programmato con la nostra regia, siccome non lo eh, andavamo a menzionare da tempo ti volevamo fare questo scherzo okay, è, riuscito, dai. è riuscito perché sei diventato rosso no, no, più, adesso... più rosso del luogo no, che sta dietro perché a volte nei commenti mi del... dicono oh, ma tutto il mondo fai bene a prendere le non distanze. le dovute ma le totali eh, distanze eh, ciao Manfredi ovviamente nostro amico eh, di forzapalermo.it salutiamo tutta la redazione perché eh, noi siamo tutti eh, quanti eh, amici. Allora, Manfredi, calcio mercato, ore frenetiche, ovviamente, sino alle 20 del 31 di gennaio sarà così, però ci sono due trattative veramente addirittura d'arrivo. Parliamo di Tutino e Berre. Sì, intanto grazie all'invito. Ciao Simone, ciao Gabriele, ciao a tutti coloro che ci stanno seguendo. Sì, due trattative molto importanti, due trattative ormai nella loro definizione dei dettagli, come riporta anche l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, e sarebbero due colpi molto interessanti. Soprattutto, lo dico soggettivamente, è quello di Valerio Verre, che è un centrocampista che negli ultimi anni ha giocato in Serie A e fino alle ultime settimane è stato titolare con la maglia della Sampdoria e poi anche Tutino che è un Ragazzo da rivalorizzare, ma che in Serie B già si è fatto valere con le maglie di Cosenza e Salernitana, con Parma ha fatto meno bene, però voglio dire, ricordiamoci l'investimento del Club Ducale, 5 milioni e mezzo, tanto per intenderci, sarebbero due colpi che andrebbero chiaramente a cambiare un po' gli equilibri di questa squadra, si spera in meglio. E eh sì, soprattutto in questa sessione iniziale, perché il mercato eh, si è aperto il 2 di gennaio, abbiamo visto sin qui tante operazioni. In uscita, non è un mistero, Eugenio Corini l'ha detto anche a più riprese in conferenza stampa, l'importante è cercare di sfoltire la rosa, troppi giocatori di movimento durante le sessioni a bocca di falco. E poi, Manfredi, lo diciamo spesso, c'erano diversi no, giocatori che non erano contenti di stare troppo in panchina piuttosto che in tribuna e quindi i malumori è meglio. Lasciarli da parte, quindi è stato giusto trovare la sistemazione a molti di loro. Parliamo di Peretti, parliamo di Crivello, parliamo eh, di Accardi e ce ne sono anche altri in, in uscita come Pierozzi, eccetera. Sì, direi anche Lancini che ha giocato che Lancini, pochissimo in questa stagione, è giusto così, è giusto per la squadra, è giusto per il mister, è giusto per loro perché hai visto Crivello e Accardi hanno trovato subito spazio, lo troverà sicuramente anche Floriana e tutti gli altri che. Che sono partiti Floriano al San Giuliano City. Insomma. Scrivello sì, al Padova, Cardi al Piacenza e così via, per non citarli tutti. È importante anche Sfortire la Rosa ed è giusto averlo fatto inizio mercato. Quello che è mancato al Palermo nella sessione estiva e che adesso sta cercando chiaramente di recuperare. E poi c'è tutta la parte d'entrata. Abbiamo fatto i primi nomi, ma ce ne sono altri e altri che verranno. Quindi. Secondo me è un Palermo che veramente può essere la protagonista di questo mercato. E chissà, si spera anche la protagonista in campo per questa seconda parte di stagione. Perché se ci sarà il miglioramento, io spero che sarà importante. Assolutamente sì. A proposito di trattativa in entrata, ci sarà la presentazione ufficiale allo Stadio Renzo Barbera lunedì. Uh, 16 gennaio parliamo di Renzo Oricuela, Renzo presentato allo stadio Renzo Barbera un gradito uh, ritorno uh, tra virgolette considerando il nome c'era stato un Renzo che di recente era stato al Barbera, era a Castagnini però lui è già andato, andato via il Palermo FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Montevideo City le prestazioni sportive di Renzo Riquela. A Renzo il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia Rosa Nero. Questo ovviamente è il comunicato di rito introduttivo di un nuovo giocatore. Renzo Riquela sarà presentato diciamo alla stampa lunedì 16 gennaio a partire dalle ore 10 allo stadio Renzo Barbera. Ovviamente eh, avremo modo poi di farvi sentire nella trasmissione in linea diretta di Speciale Gold Sport anche... Le parole con l'interprete perché parliamo di un giocatore eh, sudamericano. Parliamo un attimo di questo innesto di Renzo Riquela. Tanto è un innesto, possiamo dire, quasi in famiglia perché arriva dal Montevideo City che è una delle squadre che fanno parte del City tutto il gruppo, esattamente come il Palermo. È un difensore centrale che secondo me potrà adattarsi benissimo alla difesa a 3 disegnata da Corini ed è un centrale che da come? Se ne parla e da come anche si è potuto scorgere, anche se poi i video chiaramente. Vabbè, nei video sono tutti Beckenbauer e Maradona. Quindi, Ma dire. Ma al di là di questo, si vede che è un colpo di testa importante. Si vede che ha una Buon struttura anticipo. fisica, un certo anticipo. Quindi, e poi ripeto: si parla di lui come di un difensore che può spostare gli equilibri perché se ne parlava in ottica Napoli, se ne parlava in ottica eh, campionati maggiori, e quindi arriva in Serie B. È uno che ha esperienza, ha giocato la Coppa Libertadores, ha giocato già per diversi anni il campionato uruguagio e comunque è molto giovane. E quindi oltre a non, li, a non diciamo, riempire uno slot, comunque in prospettiva può essere qualcosa di interessante. Allora, chiamo subito in ca causa Gabriella perché ci sono già tanti nostri amici scatenati con i commenti, molto... quindi eh, lascio a te la parola e poi rispondiamo alle loro domande e curiosità. Esatto, vedo già il sorrisino, immagino a quale commento tu ti stia riferendo. Prima, però, eh, Simone, concedimelo, torniamo seri un attimo, anche perché i nostri amici all'ascolto, mi riferisco soprattutto ad Emilio Margarese, ricordano una grave perdita che Palermo oggi purtroppo ha dovuto subire. Biagio Conte è morto all'età di 51 anni dopo una lunga lotta contro una malattia, e assolutamente ci tenevamo anche noi a ricordarlo. E lui dice: Il Palermo sabato, chissà come ricorderà il nostro fratello Biagio. Era una cosa che volevamo fare Simone? Ah, sicuramente la vecchia proprietà ha fatto tanto per sì. la missione speranza e carità quella di eh, frate Biagio Conte anche tanta beneficenza senza i riflettori senza i titoloni dei, dei giornali parlo di Maurizio Zamparini che ha veramente esatto. fatto veramente eh, tante belle cose eh, lontano dalle, dalle telecamere, no, non lo so. Boh, sicuramente, qualora dovessero essere delle iniziative, sarà. vedremo. Certo, il calendario non aiuta tantissimo, considerando che si giocherà. A Perugia, lo, lo stadio uh, Renato, Renato Curi, però poi magari per la partita successiva al Barbera, probabilmente qualche iniziativa in tal senso si potrebbe fare. Continuiamo con i messaggi perché ne vedo parecchi. Eh sì, sono tanti, infatti, fermami quando vuoi. Totuccio Perriera, buonasera. Timothy Warren, gentilmente, e si rivolge a voi. Potrete, eh, potete contattare eh, per eh, quel che concerne ovviamente anche il eh, calciomercato eh, targato eh, rosanero eh, i, i dirigenti. Nel dettaglio, lui eh, fa riferimento a Tutino e a Verre per capire cosa c'è di vero. Dai giornalisti indagate, grazie. Gli risponde Giorgio Carini: c'è di vero tutto l'interesse della società e anche le formule con cui li stanno prendendo. La fonte è di Marzio. Chiude la Chiarelle Emanuele Giglio dicendo Verre e Putino se venissero realmente, eh, eh, realmente due colpi da top club per la categoria. Verre a 28 anni, ovvero in piena maturità calcistica. Mi fermo qui perché magari volete fare un commento sì, e poi allora, proseguiamo. Int intanto eh, diciamo una cosa, Gianluca Di Marzio è il massimo esperto di mercato eh, in Italia, ma eh, non è che quello che scrive o quello che dice è vangelo. Eh, prendiamo come eh, riferimento anche l'ultima trattativa. Quella di Azzi, tutto fatto. Tutto fatto. Poi anche lo stesso Di Marzio ha spiegato eh, l'evoluzione no, di questa trattativa. Il Cagliari ha offerto di più. È andato a trattare, parliamoci chiaro: c'è stata una telefonata probabilmente di Ranieri al giocatore direttamente all'enturaggio del giocatore o al giocatore stesso. Comunque si è chiuso con una formula più alta a livello economico rispetto a quella offerta dal Palermo. Però dico: non prendiamo tutto per vero e per Vangelo in maniera istantanea. Però è vero perché comunque si parla, uh, Manfredi, berre un prestito di, mh, con la formula del diritto di, uh, di riscatto a fine stagione e invece la formula per portare Tutino a Palermo con il Parma è sempre un prestito, ma in questo caso con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Dovrebbe essere questo. Sì, sono queste le due formule del trasferimento per Verre e Tutino rispettivamente. Di Marzio non è Vangelo, però a volte quasi, nel senso la trattativa per Azzi era vera. Poi se le cacciano. diciamo che è attendibile perché danno le stesse. Eh, sono, sono gli stessi diretti interessati, no? A dare, sì, a dare, a dare le notizie. Di, di Marzio. Non è che. ecco, che è quello che a volte fanno alcuni colleghi, non voglio criticare, dico anche campo nazionale, che provano così a trovare la notizia. La notizia c'è se l'hai avuta, molto semplicemente. Non dobbiamo tirare a indovinare quando parliamo di calciomercato. Di Marzio. Ha sicuramente è stato bravo e ha la fortuna di avere tanti contatti a 42, e a 42 telefoni. E eh, quindi, sì. eh, per era tutto vero. Però lui aveva scritto: Infatti, si proverà a chiudere lunedì. Probabilmente il Modena si era tenuto una finestra aperta per eventuali inserimenti. È arrivato il Cagliari, è quello che succede nel calciomercato. Non c'è poi da dire ah, il Palermo doveva chiudere prima. Si è preso tempo Perché a volte. Succedono certe cose. Io dirò una cosa molto, molto impopolare, ma tanto i nostri amici mi vogliono bene lo stesso e, e mi conoscono da, da, da tempo. Soprattutto il nostro regista Roberto la, la, la pensa come me. Io capisco che il calciomercato è probabilmente no, a livello di click per i portali online, a livello no, di vendite, quelle che ancora ci sono eh, dei giornali, quindi della carta stampata, è l'argomento che accende più il pathos, le, eh, la, pa la passione dei tifosi. Io non amo tantissimo le news di calciomercato perché poi a volte sono 9 su 10 delle bufale o comunque delle notizie che vengono smentite nel giro di un minuto però capisco questo grande fermento e quindi noi non possiamo far altro che accontentare tutti. Comunque rispondendo al nostro amico le eh, notizie che riguardano sia Valerio Verre che Gennaro Tutino sono assolutamente non attendibili ma di più e le formule sono quelle che vi abbiamo appena spiegato che nicolò Schira, un altro esperto di calciomercato, aggiunge che per quanto riguarda Valero vere domani potrebbero esserci le visite mediche a Roma. Eh Quindi sì. è una notizia: in più, eh, credo che vada a suffragare l'ipotesi che Verre possa tornare il Rosa Nero, perché ricordiamolo ha giocato già con la maglia del Palermo quando era molto giovane. E Tutino stesso discorso, eh, insomma, non, non è che ci sia molto da girarci attorno. Si parla di dettagli e io credo che i dettagli saranno positivi. Per, mi fa strano che la Samp dia via berre, perché voglio dire, cioè, lo pensa eh, di B. Sono, pur sono avendo ormai giocato sono, sono ormai, Sì, contro il Napoli ha fatto 50 minuti, ha giocato credo due partite consecutive. Ha fatto con Sassone, ne ha fatto 87. Esatto. E con Napoli è uscito anche perché chiaramente la Samp era in 10. ha perso un centrocampista, forse per cambiare qualcosa. Sì. Altrimenti avrebbe probabilmente giocato tutta la partita e, tra l'altro, aveva anche ispirato il gol. Infatti, viene da pensare: pensa di avesse fatto gol? Valerio Verre è un talento straordinario, noi lo conosciamo bene perché ha già indossato la maglia rosa nero. In quella stagione, vado a memoria, fece 16 presenze con un gol in Coppa Italia. Eh, quindi abbiamo avuto modo di vedere questo ex perché oramai. Ridende scherzando ha 29 anni, quindi comunque una carta d'identità importante. Guardandolo in viso sembra un ragazzino, però ha già veramente un'esperienza da vendere in Serie A, Serie B, ma anche Serie A, assolutamente sì. Eh, la Sampdoria non ne fa mistero, non è uno di quei giocatori che considera eh, incedibili o imprescindibili nel proprio scacchiere tecnico-tattico. Ovviamente in Serie B sarebbe un colpaccio perché arriverebbe un giocatore che ha grande esperienza, che ha grande qualità, un piedino educato, un piedino vellutato e poi soprattutto Manfredi è un giocatore che può ricoprire diversi ruoli. Sì, è un giocatore che può fare sia la mezzala, tal talore, il centrocampista centrale, ma può fare soprattutto il trequartista che è il ruolo nel quale si è consacrato diciamo nelle sue migliori stagioni, direi l'Ellas Verona, direi anche le prime alla Samp, ha giocato anche con l'Empoli, quindi da trequartista e dove, insomma, si è fatto notare di più, ricorderete magari quel gol pallonetto contro la Fiorentina, perché si inserisce, perché è tecnico, perché sa calciare da fuori, io penso che per la Serie B sia più che sufficiente, più che discreto anche. Abbiamo un ora appena arrivata, Giovanni sì. Gardini è stato nominato amministratore delegato del Palermo, mantenendo anche il ruolo, vediamo il monitor di servizio, regia il comunicato ufficiale mantenendo anche il ruolo di direttore generale del club a gardini le congratulazioni da parte del City Football Group del presidente Mirri e dell'intera famiglia rosanero scusate questa è la tiritera che ogni volta c'è a fine comunicato e giusto lo ringraziano e fanno i complimenti c'è da capire eh, tutti. insomma quale sia adesso la differenza tra direttore generale e amministratore delegato eh sì, eh, <ride> sì, ma il insomma... dubbio non si pone il problema non si pone perché fa entrambe le cose, eh. quindi diciamo è il deus ex macchina del, del Palermo, quindi comunque consideriamo Gardini, vabbè già l'importanza strategica di, eh, lo chiamiamo soltanto direttore, facciamo prima come lo dobbiamo chiamare. Sì, direttore. Direttore va, va, più, va più che bene, l'importanza del eh, direttore generale del, del Palermo, nonché amministratore delegato, così non sbagliamo, eh, è fuori discussione. Insomma, Manfredi, se vogliamo spendere due, due parole per Gardini: esperienza da vendere, piazze importantissime e la Sverona, Inter, Palermo, giusto per citare eh, quelle più importanti, ma non solo. Sì, spesso non è facile da vedere il lavoro che, eh, insomma, deve svolgere un amministratore delegato, che sia anche. Un direttore generale però è di fondamentale importanza. Noi spesso ci soffermiamo sull'allenatore, sul direttore sportivo, perché sono quelli poi più operativi a livello di campo, ma dietro c'è tutto il resto che fa tantissimo, perché ad esempio programmazione, e ritiro, e centro sportivo, sono tutti elementi che possono cambiare una, direi anche più stagione, il, il centro sportivo. E chiaramente l'impronta di Gardini c'è, c'è stata dal primo momento. Per non illudere i tifosi... Perché è subito chiarito gli obiettivi, però per programmare per il futuro, perché poi per gli obiettivi futuri, invece, le ambizioni ci saranno. Allora non leggo i messaggi, promesso, Gabriella, però rispondo a Timoti. La notizia del giorno, comunque, è quella del centro sportivo. Timoti, sei straordinario, oltre che eh, documentato a 360 gradi, ma mi stai rubando il mestiere, <ride> mi stai rubando la scaletta. Eh, no, allora il centro sportivo. Già abbiamo le immagini, facciamole vedere. Eh, regia, ancora non ho salutato Roberto Lombardo e, e Giancarlo Sardo che stanno curando quest'oggi la parte tecnica. Le immagini, ovviamente, fanno riferimento al, um, ai lavori che stanno continuando a Torretta per uh, il centro sportivo. Immagini che abbiamo ripreso, ovviamente, dal canale YouTube ufficiale del club. Di Viale del Delfante proseguono spediti. Questo è Marwood, eh, vediamo accanto a lui Zavagno. Insomma, ci sono, eh, ci sono ottime news in tal senso per ricollegarmi a quello che stavi dicendo. Sì, questa è anche una risposta. A Abbiamo chi... visto pure Salvini e eh no, scusate, erano le Ruspe in azione. No, scherzo, vai, 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 pure, vai pure. Questa è anche una risposta a chi è eh, malpensante, non saprei, maldicente, aveva asserito che il Palermo non aveva neanche messo un mattone. Per questo centro sportivo, non so se di mattoni si può parlare perché ne... magari no, però in questo caso sono delle strutture. Ma io ho delle mattonelle, le... eh, ecco, mattonelle. Sì. <ride> però Tuttavia, il lavoro già avanti è infatti. mi ha detto, entro marzo-aprile vedremo qui giocare. Non so, già la formazione primavera che sta facendo l'animetria che vanno avanti, eh, le famose qua qua ruspe che panello. vanno avanti. Insomma. quindi signori e signore eh. le mattonelle, i mattoni, chiamateli come volete, ci sono e il video è qua. La risposta è. Ancora una volta è arrivata. Io non voglio fare difensione della società perché sono il primo che ha criticato determinate scelte, ma su certe cose non posso mettere bocca. Assolutamente eh, sì, assolutamente sì. Eh, ci sono anche altre notizie che riguardano il calciomercato. Oh, perché ci fanno tante domande, Gabriella esatto. Eh, intanto ricordiamo che è già anzi. San ha risposto alla domanda di Alessandro Calderone. Buonasera, ho letto in questo momento che Verre farà le visite mediche a Roma. Vi risulta questo? Grazie, ha già diciamo, risposto poc'anzi. Poi c'è invece Sergio Cina che ci chiede dei lumi. Si parla di giocatori in orbita Citigroup, ma anche i giocatori della primavera, compreso di prima squadra, lo sono. Intendo dire, ci sarà un nuovo Accardi come Gomes è arrivato a Palermo? Prego, prego Manfredi. Un nuovo allora. Cardi nel senso un giocatore che dalla primavera arriva alla prima squadra, penso adesso si intenda questo, Gomez, sì. parliamo di un giocatore che sì, aveva fatto l'Academy, ma già aveva esperienza comunque in Championship, Oriuela può essere un altro colpo di questo tipo, perché comunque a 21 anni, sempre una squadra da City, eh, anche se ha già fatto tante esperienze internazionali, perché ha giocato la Copa Libertadores non so se ne possa arrivare un altro ancora non dobbiamo vederla come una necessità più come un'opportunità nel senso se a fine mercato hai una casella libera e hai effettivamente una galassia di squadre dalle dalle quali attingere perché non farlo però poi insomma che arrivi un calciatore della galassia City o no l'importante è che arrivino dei rinforzi secondo me ci sono pure delle domande su SEC esatto, il calciatore SEC ci dice Bernardo eh, trattato dal Palermo, è lo stesso di quello di ieri sera al Torino yes. e, poi, okay, e poi ancora sempre su eh, SEC eh, chiedono news eh, Gaetano in B fisicamente sarebbe eh, straripante giocatore straordinario, può giocare nonostante il suo, credo, metro e novanta adesso controlliamo l'altezza la, uh, esatta, ma credo sia un metro e novanta Uh, può giocare dalla da offensiva destra, sinistra, seconda punta, una progressione e lo abbiamo visto anche in quel uh, piccolo scorcio di partita di Coppa Italia uh, di cui si parlava con la maglia del Torino, gi gi giocatore che sarebbe veramente importante, sì. non a caso è una delle prime richieste, mi risulta. Parlando con diverse persone eh, che Corini avrebbe chiesto al tandem Rinaudo-Zavagno. ha ragione, Però, vuole, però, 20, però 20, 20, è 90. quasi una trattativa impossibile, diciamolo, perché Juric, prima di cedere Sec, che non è, non è Cristiano Ronaldo e non è Messi, vuole dei rinforzi. Ancora il Torino non ha preso e Poi nessuno. voglio dire, il Palermo sta anche... Che prendendo Tutino, ruolo leggermente diverso, ma siamo lì chiaramente. Nei altri, è vero che è eh, vero. però, però lo, so, lo so. Se, se poi lo vai a prendere, se prendi Tutino e prendi Sec Il posto allora, io sono dell'idea che, indipendentemente dagli schemi e dalle peculiarità calcistiche di un giocatore, se un giocatore è forte, il posto lo trova in una squadra. Se tu non li prenderai mai entrambi. Ma se tu dovessi prendere, sia Tutino che Sec giocherebbero entrambi. Fidati proprio. È una cosa scontata è quasi non matematica ma ritmetica. Però poi non il, può giocare Di Mariano. Il problema, bravo. È vero che il... abbiamo i cinque. Soprattutto io direi dopo questa prestazione. Tranne se dai via anche... Pongo il vido. caso, vido e a quel punto Tutino prenderebbe il posto di Vito, perché Vito più o meno ha fatto la seconda punta, anche se non è andata benissimo e non ha convinto, no, E non, se non ha convinto. prenderebbe il posto di Floriano e allora sì, il posto ci sarebbe chiaramente, anche per intervallarsi con una certa regolarità e senza scontentare nessuno. Poi voglio dire, quando il livello si alza, ci sta pure che qualcuno sia più scontento, ma meglio a volte che ci sia pure più concorrenza. Voglio dire, è il Palermo, non è che Bisogna anche entrare in questa mentalità. Vieni no, a fare no, al Palermo, conquistatelo. I nostri amici sono scatenati, quasi quasi li inviterei eh, pure in trasmissione. Eh, ne, parleremo di tutto e ve lo dimostro. Regia, facciamo una magia. Molina, per farvi capire che avevamo preparato tutta la nutrita scaletta regia, vedo Alex, ma non parlate di Molina, ma Molina è forte. Molina, altro giocatore seguito dal Palermo. Io perché odio, dico che odio il calciomercato? Perché se dovessimo seguire tutte le news che riguardano le trattative in entrata di un club, praticamente il Palermo avrebbe già la squadra pronta per la Serie A. Perché si segue Martella, si segue Tutino, si segue Verre, è quasi fatta per quello, ma c'è anche Molina, ma c'è anche Sec. Sono... So, poi di perdi un, oh, poi poi un nome, ah i soliti giornalisti, mettete nel giornalai. giornalai, mettete nel calderone eh, tutte le news, poi uno, uno lo beccate. Comunque il nostro amico Alex chiedeva di Molina, vediamole le immagini che fanno riferimento a Molina. Molina è un giocatore attualmente eh, in Forza al Monza, non ha praticamente trovato spazio, chi gioca al fantacalcio lo sa, però in Serie B ha fatto molto bene. Sarebbe ha fatto molto bene sia col Crotone di cui è stato capitano in una stagione un po' sfortunata. È infatti, è andato via poi a metà stagione perché insomma aveva capito che non sarebbe andata benissimo. Quindi è stato compagno chiaramente di Nedelciaru e Sala. E poi è andato al Monza e il Monza è stato protagonista perché ha giocato praticamente tutte le partite e anche sicuramente, grazie al suo contributo, la squadra poi è arrivata in Serie A dopo i play Ho fatto tantissimi assist. Io ho visto dei video e anche qualche partita l'avevo vista del Monza con lui grande protagonista, con Monina grande protagonista, eh, insomma, doppio passo, inserimento, sa crossare, cross liftato, eh, sono delle cose che ti fanno fare il salto di qualità in Serie B. Tra l'altro permettimi di aggiungere una cosa, a gennaio bisogna prendere gente pronta. Monina è uno di quei ragazzi che hanno cambiato tante volte Maia che sa adattarsi, che conosce la categoria. Che l'ha vinta e quindi io, se dovessi proprio scegliere Molina, ma Molina non verrebbe a fare la riserva. Va a giocarsi il posto chiaramente con Sale. Vuole partire titolare perché sta arrivando dalla Serie A in Vi è stato protagonista. Capiamo anche qual è la dimensione degli acquisti. Stesso discorso per Tutino, Verre, eh, insomma, è, è il mercato di gennaio dove solitamente si va, si va a puntellare. Qua il Palermo sta cercando di mettere i famosi mattoni, assolutamente sì, ma sin qui soprattutto. Qualora dovessero esserci realmente questi rinforzi di Verre e Tutino con tutte le cessioni, è un mercato lungimirante, quindi in previsione futura importante, ma soprattutto un mercato molto razionale per sfoltire la rosa e consentire a Corini. Di innalzare il livello qualitativo del suo organico. Prima di continuare con i messaggi e con le news, ci state martellando, quindi parleremo anche di martella, eh, di eh, curiosità, di domande, eccetera. Piccolo, piccolissimo, ve lo promettiamo: break pubblicitario, poi ritorniamo con la seconda parte di speciale Gold Sport. Tra poco. <music> Caffè, 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 Quando si amare, ci sono due, un Ma piccola bocca, ma fai consumare, Ma mi è tutto geniale. Ani, è il nome del caffè? Ah, già, caffè siag. Az, è pure sabori. Panificio Guccione, premio Best Sicily come miglior fornaio. Pane nero di Castelvetrano con lievito naturale crescente, cotto a legna con farina di tumminia macinata a pietra. Pizza al taglio, biscotti, pasta e tanti altri prodotti realizzati con metodi antichi e artigianali. Panificio Guccione, fedeli alla tradizione. Sede unica a Palermo, in via Pipitone Federico 61. Come dicevo poc'anzi, ci state martellando di domande, allora sentiamo i commenti, li leggiamo con Gabriele e poi cercheremo, almeno ci proviamo di rispondere a tutti. Esatto. Allora, eh, c'è Andrea Maggio che dice, se ho capito bene, il neoacquisto di non sarà disponibile per Perugia. Manfredi, giusto? Non sarà disponibile, non, non ci sono arrivate, diciamo, almeno credo, delle notizie in tal senso perché è ufficiale, quindi potrebbe essere disponibile. Aspettiamo la lista dei convocati eventualmente però si è allenato comunque con la squadra perché non dovrebbe essere arruolato non so chiedo a Simone perché io no uh, come direbbe il grandissimo Zalone cado dalle nubi cioè non, sì, sì, non, mi, cì, non mi risulta c'è cioè, la presentazione ufficiale a meno che non ci sia qualche cavillo burocratico ancora da dover risolvere però non, non penso cioè, non... però la società sembra in Transfer. No, è la società ha atteso quindi lo sta presentando con tutti i crismi. Perché comunque è un giocatore è da considerarsi del Palermo. Quindi non sinceramente. Vedremo. vedremo. Vedremo dateci. Tanto, noi ogni giorno siamo ehm, sempre online con la nostra pagina Facebook, con l'HBB TV. E anche ci potrete seguire sul canale 15 con Gold Sport, il nostro TG sportivo. Quindi faremo anche venerdì. 13, se ci state vedendo nelle eh, repliche, faremo il punto della situazione su uh, Gold Sport con, come, il no, come nostro TG Sportivo. Altri messaggi. Bloccami quando vuoi, Simone. Ma siccome questa domanda me l'aveva fatta un tifoso che mi aveva fermato per strada, io ricordavo inizialmente 27 anni, però tu mi conosci, 28, sai come sono sì. sono andato a controllare ne a 29 quindi questo ve lo do 29, sì, okay. 29, 29. Okay. gioca titolare adesso effettivamente 11 gennaio sì. 1994 quindi, quindi 29 anni potrebbe essere l'ultima di verre alla Samp però vedete gioca sempre titolare sì assolutamente io... io spero che, che possa giocare male no, io... <ride> io onestamente si sono, si male. sono basito di questa Volontà anche conoscendo un, giocat un giocatore, un allenatore Stankovic che, che ama molto no? uh, poter cambiare le carte in tavola, uh, poter mescolare un po' tutto in corso d'opera. Un giocatore come Verre, a detta di tutti i tifosi della Sampa, è forse, se non il più tecnico, tra i più tecnici che hanno quantomeno nella zona evragica del campo. Non capisco, ovviamente, qualora dovesse arrivare, lo andiamo a prendere noi in aeroporto. Ci sì, sì, mi, mi stranisce che poi sia sempre titolare, di voglio dire, alla Sampdoria, oggi gioca a Firenze contro la Fiorentina, non so, non vorrei che dal nulla si dica no, ce lo teniamo, perché vabbè, abbia, indietro... vabbè abbiamo scherzato, andiamo con i messaggi. Leonardo Ferdico Rosanero con Tutino, e altri tre colpi, più Oriuchella, eh, credo che Corini non abbia più alibi, adesso tocca far giocare bene il Palermo e ottenere dei risultati. Che devono andare oltre una salvezza tra mille difficoltà. Corini, nel girone di eh, ritorno, conclude Leonardo: si gioca la sua permanenza a Palermo. Poi abbiamo Alex Carlino che dice: oltre agli arrivi di Verne e eh, eh, Tutino, anche Molina dal Monza. E eh, ai eh, dettagli, oltre a seguire Martella dalla Ternana. Andrea Maggio detto da molti tifosi della Samp, Verne era per loro il giocatore più tecnico della squadra. Quindi Manfredi, un po'. Sta, si sta riallacciando al tuo discorso non capiscono come mai la cessione al Palermo quando stava cominciando a giocare bene Eh sì, e poi è arrivato Filippo Longi ma Verrettutine arrivano a Palermo buongiorno Filippo abbiamo solo fatto tre quarti di <ride> trasmissione parlando di... sta scherzando nomiche... Filippo un, un saluto Filippo è, ci tirano, segue sempre è, Filippo ci segue sempre quindi non vorrei che poi uh -huh. io sono un burlone Sempre Leonardo dice, vale. non si parla di rinnovo per Marconi e Valente a 19 giorni dalla chiusura del mercato. Che probabilità hanno di restare? Se arriva un'offerta vantaggiosa per entrambi, accertando che il Palermo non rinnova, secondo voi i calciatori andranno via? Beh, Sabilità. se i giocatori con una carta di identità importante oramai, perché parliamo di eh, giocatori che hanno 30 anni o più di 30 anni, nella fattispecie di Marconi e Valente, non gli viene ancora rinnovato il contratto in scadenza, per esempio, quello di Valente a giugno. Quello di Marconi, credo pure sì, se sì, sbaglio, entrambi, entrambi hanno rinnovato entrambi, per un anno. Entrambi a giugno 2023 ancora percepiscono lo stipendio che avevano in Lega Pro. Se tu non eh, credi in loro, non rinnovi il contratto. Loro giustamente hanno il sacrosanto diritto di guardarsi intorno. Per Valente non è una bufala, non c'è bisogno di chiedere a Gianluca Di Marzio. Ho tramite le mie fonti verificato questa notizia. C'è l'allenatore toscano, anche sul suggerimento dell'ex capitano del Palermo, De Rose, che farebbe le carte false è un modo di dire, è chiaro, per avere Valente al, al Cesena, Cesena che si sta giocando. Il titolo momentaneamente è seconda, credo perché prima è la Reggiana. Corre, correggimi se sbaglio, ora di controllo. Andiamo a rivedere. Ma è sicuramente tra le prime: ha tra le prime no, è... È, sì. se, è seconda. E seconda, prima c'è la Reggiana in quel, in quel girone. Eh, però comunque, una delle candidate per alla vittoria eh, finale eh, gli offrirebbero sicuramente un contratto migliore rispetto a quello attuale a Valente. E con, con anni. due anni, quindi con. Scadenza fissata a due stagioni rispetto a quello che il contratto posto in essere col Palermo. Lo ricordiamo che scadrà questo giugno, quindi. E poi giocare la Serie B con il Palermo è pure tutt'altra cosa. E non hanno secondo me fatto male finora. È chiaro che ci siano difficoltà in cui... Valente addirittura per un periodo era sempre eh, parte attiva uh, dei gol, sì. o segnandoli lui o facendo diversi assist o comunque partecipando alla manovra. Marconi, Marconi resta un leader, Marconi resta un leader e ha giocato anche discretamente bene in Serie B, quindi sinceramente non boh, però per sono... la società, società forse ha esatto. prospettive ulteriori per cui insomma Marconi e Valente andate a giocare. C'è Gareth Bale che ha purtroppo appena annunciato il suo ritiro a 33 anni. Magari si potrebbe convincere. Non è un profilo da Palermo, sai? Perché il Palermo, se vedi, cerca dice... tutti under 30, quantomeno. Comunque, gente che capito, ancora prova. Il è Gallese, certo. quindi si potrebbe, si potrebbe fare un'eccezione. Stiamo, stiamo scherzando. O con Cristiano Ronaldo, magari si stufa del del Catara, visto che gli danno pochi soldi eh, potrebbe... Però poi bisogna andare perché poi Ronaldo vuole la 7 eh, insomma, eh, diventa un po' complicato un po' complicato, altri messaggi abbiamo Emanuele Morello che dice questa società è in mano a persone serie sono fiducioso, Marisa Ferruggio buon anno ragazzi, straordinari, forza Palermo grazie Marisa e Alessandro Calderone ma scusate, se il Palermo prende Verre e, e Tutino non pensate che possa puntare direttamente ai playoff? in realtà era l'obiettivo del Citigroup, o meglio, lo, lo dico sempre questo, Manfredi rappresenta la conferenza, dobbiamo abituarci, ambientarci, conoscere eh, il campionato cadetto, siamo una neomatricola, però tra le righe, ok, ci salviamo subito, o quantomeno cerchiamo di salvarci il prima possibile, e poi ci divertiamo. E poi ci divertiamo significa consolidare la tua esperienza in questo campionato, ma con la classifica così corta i playoff ci puoi arrivare. Sì, e se fai un mercato di un certo tipo è perché hai capito che tra le righe puoi, se fai un girone di ritorno di un certo tipo, arrivare in un ad un piazzamento playoff. Cioè, parliamoci chiaro, se prendi, vediamo la classifica, regia, che così la andiamo un attimo a eh, no, rinfrescare nella nostra uh, testa. Cioè, non è una super classifica ma... ma ho capito ma sei a 24 punti a 6 dal Bari cioè se perdonami se tu in questo momento prima giornata del girone di ritorno ancora da disputare prendi Tutino prendi Verre che è stato titolare o comunque un, la primissima alternativa in Serie A con la Samp eh, prendi un Molina sto facendo dei nomi tanto è non ti accontenti della salvezza tranquilla non sulla devi, carta non devi. prendi ci oricuela sono tante, tante circostanze tante evenienze, tante situazioni però è chiaro che il Palermo già stava iniziando a carburare là l'obiettivo deve cambiare non necessariamente i playoff ma sicuramente quantomeno una salvezza tranquilla e poi è chiaro che quando parli di salvezza tranquilla parli pure i playoff perché la classifica è, è cortissima due punti io guardo ancora dietro, nel senso, perché l'importante intanto è allontanare quella zona rossa che ti permette di stare più tranquillo nel corso delle partite, anche quando le giochi, di avere una consapevolezza diversa. E dal Perugia, e da Perugia vedremo poss possibilmente questi passi in avanti contro una squadra che viene a due vittorie consecutive, che è in ripresa, che ha fame, devi adesso dimostrare. Volevo soltanto uh, dire ad Antonio Ernone che dice Wikipedia o Wikipedia fate voi uh, già davvero come calciatore del Palermo. Io posso scrivere pure che ho vinto cinque premi strega. Simona Libani, faccio la mia pagina di Simona Libani ha vinto cinque premi strega. Roberto, poi ti dico cosa sono. E, quindi ci inventiamo le pagine. Ci inventiamo le pagine. Non, uh, non, va, bene. non va bene, no. Ancora. Non è un giocatore del Palermo fino a quando non arrivo il comunicato, assolutamente no. Vado Ass avanti con i commenti, sì. Simone, dedicata ai nostri amici: assolutamente a Timothy Warren ha sensazione. Tutino, mi sembra Ora, non sto parlando di qualità, e chiaramente ci sono degli abissi. Va detto molto sinceramente perché eh, Miccoli ha fatto una carriera di tutt'altro tipo, è inutile anche andarlo poi a specificare. Però Tutino ha una struttura, secondo me, eh, insomma, un po' più importante di quella di Miccoli, che faceva invece del talento, della classe, della fantasia, tutte le sue più grandi qualità. Tutino invece ha la struttura e buone capacità di coordinazione. Quando è stato a Salerno ha trovato anche che il gol con una certa continuità ed è importante anzi è fondamentale indispensabile che l'attaccante torni a seg segnare perché è il suo pane e a parma chiaramente non, non ha trovato non ha trovato questa questa sua dimensione la deve ritrovare adesso il rosanero come non è successo a Vito e come finora non è successo a soleri l'attaccante deve fare gol soleri puntini 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 che è, eh, insomma anche una Altro che clamorosamente potrebbe cambiare sì, che sia lui che sia Vito. Entrambi hanno richiesto soprattutto in serie C di Vito si è parlato per Lavellino. Di Soleri si è parlato un po' per tante squadre tra le, quali, gola. tra le quali il Perugia. E molti sì, dicono... vero, vero, anche in serie B si è parlato del Perugia, perché a me dà l'impressione che Soleri possa starci in questa serie B e che non. si sia ancora integrato più che altro non ha trovato la fiducia gli serve anche quel gol che possa sbloccarlo che non è arrivato anche per dei meriti suoi però Oddio, non so, per meriti io lo suoi prestito per demeriti suoi si sì, a un certo punto perché ha giocato pochissimo eh, ma Benevento eh sì ok un gol clamoroso quello è, quell è vero però può capitare i giocatori che non sono come dici tu in fiducia ma soprattutto che da diverso tempo non avevano la possibilità di fare però un giocatore come Soleri soprattutto se dovessero arrivare eh, altri nel suo ruolo comunque con un ruolo simile io Soleri lo considero un patrimonio del Palermo anche perché è un giocatore eh, il cui cartellino è al 100% del club di Viale del Fante lo darei in, in prestito per farsi le ossa sempre in serie B con questa con questa, questa opzione di restare nel campionato, che ha detto sì, sì, lo ripeto: Soleri è, una, è comunque un patrimonio sul quale investire. Che dice attenzione a non fare l'errore dello scorso agosto, dove erano arrivati tutti i fenomeni del miglior centrocampo della B. E poi ci siamo trovati i penultimi in classifica. Calma e prima di sbilanciarsi. Emanuele Giglio: Valente è l'unico che per me avrà adeguamento contatto perché nelle grazie di Corini. E per me avrà anche un prolungamento fino a giugno 2024. Sempre Emanuele dice: Dalla Sampdoria andranno in via in tanti perché per i debiti che ha rischia di partire dalla Serie D. Poi invece abbiamo Alessandro Di Bella, la nomina ad amministratore delegato di. Eh, Gardini è un fatto importante, adesso è lui che amministra direttamente il budget e non si deve passare più dalla cassa madre per... perdendo tempo. Eh, ancora eh, Gaetano eh, Sarci di fondo c'è da capire che modulo vuole orientarsi su che modulo vuole orientarsi Corini. 352 o 433? Eh, sempre. Eh, Andrea Terrenove invece eh, che, eh, ti chiede scusa per essere entrato adesso in merito ai, al calciomercato del quale abbiamo parlato. No, ma non, non noi scherziamo, eh. dobbiamo anche essere un po' più, eh, come dire, cercare in alcuni momenti, soprattutto in una trasmissione, cercare di essere un po' leggeri, quindi a me, a me piace scherzare mm -hmm. mm -hmm. con i nostri amici. Assolutamente. Roberto Garofalo, buonasera. Verre gioca dal primo minuto in coppia. Italia tra poco. Sì. Se fosse vero delle visite mediche, non comprendo questa scelta di formazione per la partita della S Samp contro la Fiorentina. Eh, questo è so formazione. Succede, sì, però succede. Sì. Ricordiamo sempre. Parlano di Verre a caso, poi può cambiare tutto un momento all'altro. Oggi Verre, tipo Azzi. Va, sì, oggi Verre magari. Due minuti. Ok, c'è ancora cioè il tempo per una domanda e un commento. È la prima volta che fanno. sento Roberto così calmo. Due... Noi di euro rispondiamo, facciamo. <ride> ti prometto, Sergio, che tutte le trasmissioni, amici, se. se... Ma ci devono essere sempre tutti i crismi massimo... di una trattativa, <coughs> Potrebbe... un prestito, una cessione. Già eh, qua eh, a Palermo barra eh, Torretta, però penso sia più semplice. che ci dà come sempre una grande mano nella condivisione online delle nostre dirette. Grazie.